sicuramente la prima partita molto bene, infatti abbiamo vinto 3-1, abbiamo giocato abbastanza bene. Invece la seconda, secondo me, abbiamo un peccato di presunzione. Sì, di presunzione, magari siamo andati un po' la testa per la vittoria della prima partita, poi gli abbiamo dato un attimino, li ha cercato di recuperare, ma non è servito a niente. Però un gruppo unito, una squadra che può dare sicuramente tanto all'europeo, e quindi sarà molto difficile per le altre squadre di affrontarci. Sicuramente deve avere la testa giusta e pensare di porci un obiettivo per arrivare più in alto possibile. In queste prime due partite pensavo molto peggio, siamo stati in gara, abbiamo giocato bene, veloci, rapidi, abbiamo cercato di giocare la palla il più possibile, oltre le aspettative sicuramente. Hai visto la nazionale maschile Under 21 in vista dei prossimi campionati europei di Lione de Mar? Sicuramente un bel gruppo, una bella squadra organizzata, e penso sia una delle favorite per l'europeo a livello di Marvel, e atleticamente bene, anche tecnicamente bene in mezzo al campo, e penso sia una delle favorite, insomma. Ciao, sì, l'ho vista bene, contando che siamo tutti giocatori di 11, giochiamo a 5 da poco, abbiamo ingranato bene contro una squadra nettamente per me più forte, ci hanno impegnato molto e si vede che sono cambiati parecchi elementi. È stata una partita combattuta, abbiamo fatto un gol su una bella azione, però poi poco altro, mentre loro continuavano a venire su, fortunatamente ha sbagliato a concludere. D'accordo, avete affrontato la nazionale Under 21, come l'hai vista e come la vedi in vista dei campionati europei di categoria? Sicuramente è una nazionale competitiva che può far bene, rispetto a come l'ho vista nelle ultime uscite è migliorata un sacco e non vedo perché non possa fare più che bene a questi campionati europei. È un girone comunque difficile, ma sono convinto che possa fare decisamente la differenza, soprattutto se hanno la voglia che hanno solitamente.